chiesto che ci sia unità rispetto a una politica che riporti il lavoro al centro e che sposti il fisco dalla tassazione del lavoro e delle pensioni alla tassazione delle rendite e dei grandi patrimoni, per avere così risorse davvero da investire sul lavoro e per dare una prospettiva. Cosa chiedono i lavoratori, soprattutto i giovani e la precarietà sono tartassati? Che appunto frequentemente, anzi troppo spesso, sono precari, chiedono certezza, chiedono in realtà di potersi costruire una vita, chiedono di poter avere delle risposte ed appunto a partire da loro si possono fare anche delle cose che non hanno costi per le risorse dello Stato, ma poi bisogna attraverso il fisco invece trovare risorse per dargli certezza. Lei ha invitato anche a scendere in piazza, ma come può avvenire il cambiamento a livello di governo per questo paese? Per di questo mi sembra un governo bloccato nel fatto che non ha nessuna maggioranza politica, ma continua ad acquisire delle maggioranze parlamentari fatte di posti, e quindi è sicuramente una battaglia lunga e difficile, ma noi siamo convinti che la nostra piattaforma, le nostre proposte, l'idea che cambiare si può, continuerà a farsi strada tra le persone di questo paese. Segretario, in che misura hanno responsabilità nella svendita dei diritti dei lavoratori CISL, CGL e UIL? In che misura è differente? Perché negli ultimi decenni c'è stata un'effettiva svendita dei diritti dei lavoratori. No, guardi, la svendita dei diritti dei lavoratori è un termine che non mi appartiene. In questi anni ci sono state grandi difficoltà e chi ha voluto ha esercitato a partire dal governo e da Confindustria gli accordi separati, e dopodiché ci sono state valutazioni differenti su se erano le possibilità o meno di cambiare, se c'è una responsabilità di CISL e UIL è di non aver provato a cambiare dove invece venivano imposti accordi sbagliati. Con la linea della FIOM concorde in pieno la CGL oppure ci sono delle... Discutono.